Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi volevo mostrarvi questa novità che mi è arrivata grazie a Banggood e al Corriere TNT in maniera piuttosto veloce, visto che solo Banggood ce l'ha, almeno quello mi sembra. È un ricevente in scatolata con una porta USB, viene mandata con questo cavetto, ma purtroppo non funziona. Vi dovete dotare di un cavo OTG normale per poterla collegare al cellulare o di un cavo USB normale per poterla collegare al PC. Sul telefonino dovete scaricare da qui l'applicazione sua cliccando qui e qui. Io l'ho già fatto in precedenza, l'ho scaricata sul mio Android insieme alla Z Screen Recorder e adesso andiamo subito a vedere come funziona. Registriamo lo schermo appunto con la Z Screen Recorder perché a mio avviso è più qualitativo come risultato finale. Colleghiamo la porta USB, colleghiamo dall'altra parte il cellulare, dovrebbe riconoscere in automatico appunto la ricevente. Potrei usare anche EasyCap, ma andiamo ad analizzare il suo che secondo me funziona quasi meglio. Qui clicchiamo sulla nostra camera, andiamo ad accendere due modelli, così in modo tale da farvi capire come funziona bene questa ricevente. Come notate, la qualità è decisamente altissima. Premendo qui potremo andare a full screen. Ma come funziona la ricevente? Perché qui era già collegata. Se noi andiamo a premere il tasto, lo teniamo premuto, parte la scansione. Con l'USB che mostra tutte le frequenze, una e l'altra. E si andrà poi a posizionare su quella migliore. Questa funzione è utilissima perché così in gara potrete vedere se ci sono delle interferenze o delle spurie. Ora andiamo a prendere l'altra premendo una volta la nostra scritta. Eccezionale direi. Riparte la scansione, come vediamo avendo spento questa i disturbi dovrebbero sparire, almeno la grossa parte, e vedremo perché mi dava problemi prima, perché questo modello ha delle interferenze sulle frequenze di questa e quindi mi creava disturbi. Se invece spengo questa e accendo solo questa, vedrete che ora la scansione risulterà pulita. Sono spenti entrambi. Ci sono delle spurie. Questo canale ha delle spurie in giro. Rifacciamo la scansione. Bene, direi che il funzionamento tutto sommato è abbastanza chiaro. Grazie per aver guardato il mio video. Se vi è piaciuto cliccate mi piace sulla nuova pagina
e se volete restare aggiornati sui vari aggiornamenti, iscrivetevi al mio canale. Ciao e alla prossima!